ci sono artisti che sono nei musei italiani, ci sono artisti stranieri, ci sono artisti anche un ragazzo cinese molto bravo. Abbiamo il 50% delle sculture fatte ad hoc proprio per questa manifestazione. Una cosa che colpisce è che sono presenti diversi stili di scultura, anche molto differenti tra loro. Sì, molti artisti si esprimono in varie maniere. Allora, accorparli insieme per fare che nasca un discorso globale di quello che è la scultura vista in modo diverso, pensieri visti in modi diversi, è forse l'immagine migliore per capire che c'è molta gente in Italia che sta lavorando su questo, sulla cultura, e che stanno producendo cose interessantissime. C'è un messaggio, comunque un filo conduttore in tutte queste opere che volete trasmettere? Allora, il filo conduttore è che noi abbiamo pensato di trasmettere insieme con i vari scultori è quello di dire che la gente deve abituarsi a leggere l'arte, perché l'arte apre il cervello, l'arte dà quella possibilità di indagare dentro se stessi, ma anche di vedere la realtà in un modo migliore, diciamo. E qui, se voi notate, non ci sono opere che hanno un valore economico, nessuno ha cercato di dare un valore economico alle opere. Qui hanno cercato di fare solamente un valore morale e estetico, ma in fin dei conti culturale. E quindi la cosa che lega tutti è il fatto di voler fare cultura, perché questa è forse l'anima migliore del nostro paese, diciamo.